Ciao a tutte, oggi voglio parlarvi di quelle che sono le punte, per la fresa, per le unghie ovviamente, che sto utilizzando di più in assoluto. Quindi è un po' un aggiornamento, del video che ho fatto diverso tempo fa, con le punte per fresa da avere. E diciamo che ormai tirando le somme, queste sono quelle che effettivamente utilizzo sempre. Ma vediamole da vicino. Se notate qui un po' bagnato è perché ho spruzzato ora il disinfettante. Dunque, quelle che utilizzo per il dry manicure sono queste due centrali. Queste due centrali che utilizzo, per il vallo laterale, e per la parte della matrice, per capirci. Le ho sempre scelte e continuerò a sceglierle perché, secondo me sono le forme ideali per, appunto effettuare, la manicure prima di procedere poi alla ricostruzione delle unghie. E poi rifinisco tutto con questa pallina, diciamo a sfera, tutte le zone, che diciamo necessitano di una levigata leggera. Quindi, queste tre sono i miei bracci destri perché senza di loro non riesco a lavorare bene. Per quanto riguarda invece poi la rimozione, del gel, dell'acrilico, insomma in base al prodotto che utilizzate, utilizzo queste, quattro punte, queste e queste qui. Sono di grana diversa in base a quello che è ovviamente poi il lavoro che devo andare a fare, quindi per levare, un prodotto molto resistente e molto rigido come l'acrilico, vado ad utilizzare una grana più grossa per poi sostituirla con, una grana man mano che mi avvicino all'unghia naturale, sempre più, fina. Utilizzo questa qui a mezza sfera, mi posso avvicinare anche alle cuticole senza rischio insomma di andare a fare danni insomma. Quest'altra invece, di forma a ogiva le utilizzo appunto per rimuovere il materiale quando ce n'è in abbondanza e vado poi ad utilizzare mandrino e scovolino di carta vetrata per fare tutte le varie rifiniture. Queste sono le punte che secondo me sono indispensabili. Con le altre forme, ripeto, non mi trovo granché bene perché per esempio quella, col taglio dritto large barrel, per capirci, la trovo scomoda e anche, diciamo, pericolosa se la andiamo ad utilizzare un po' troppo vicino alle cuticole, quindi bocciata. Per quanto riguarda poi altre forme particolari, ripeto, sono abbastanza, tradizionalista, quindi vado ad utilizzare sempre le stesse, se mi trovo bene, quindi loro per me sono veramente il top. Quindi se dovete acquistare delle punte nuove o se siete alle prime armi e quindi dovete crearvi un vostro piccolo kit, io vi consiglio, di provvedere a questa forma, a queste forme qui perché, ripeto, sono quelle con cui si può lavorare bene. Se vedete polvere su queste punte è perché semplicemente le devo spazzolare bene. Non le andrò ovviamente ad utilizzare, ma era soltanto per farvele vedere e quindi crearvi una specie di sostegno per mettervele vicine. E quindi io spero di esservi stata utile. Vi lascio i link di Amazon dove potete trovare queste punte e dove io acquisto abitualmente. Come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E alla prossima!